Cari amici di Informal TV, è un grande piacere dirvi che sono al telefono con l'avvocato professor Carlo Taormina. Buongiorno avvocato e benvenuto. Buongiorno a voi. Innanzitutto grazie mille per aver accettato questo invito. Allora, sappiamo, insomma, so che lei ha presentato una denuncia, leggiamo che il 25 marzo, denuncia alla Procura di Roma contro i governanti e i medici, insomma, non tutti immagino. E ora lascio a lei spiegare le motivazioni che l'hanno spinta a sporgere questa denuncia. Ma io credo che le motivazioni siano nell'anima di tutti gli italiani, che in questi giorni, anzi quasi oltre un mese, hanno assistito a tutto quello che si è verificato, ai morti che abbiamo dovuto contare, alle bare che sono state caricate sui camion dell'esercito per poterle collocare altrove. Insomma, credo che non ci sia bisogno di spiegare per quale ragione a un certo punto da parte mia c'è stata questa mozione dell'animo perché appunto si potesse in qualche modo fare chiarezza sulla situazione. Certo, la denuncia... Prego, scusi. Mi dica, io posso rispondere come no, dicevo, insomma, ecco, sì, e le motivazioni purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, le abbiamo tutti sotto gli occhi. E però bisogna dire che insomma lei è l'unica persona che si è mossa in questo senso, mentre invece insomma assistiamo adesso, specie in televisione, a ben altri dibattiti, ecco. E però io so che insomma lei ha avuto un immediato anche le persone hanno accolto questa notizia con grande entusiasmo. Io so che già più di 1 milione di persone le hanno manifestato solidarietà per questa iniziativa. Sì, io appunto sono stato, diciamo così, pure contento per questo sostegno, perché certamente non è un momento facile, anche perché aver fatto la denuncia è certamente la cosa più importante, ma poi c'è bisogno di supportarla e quindi tutto quello che dal punto di vista probatorio sarà utile poter mettere in cantiere e consegnarlo all'autorità giudiziaria certamente consentirà di mandare avanti questa iniziativa e di capire dove siano andate le cose. La denuncia si articola sotto due sostanziali profili. Il primo è quello relativo ai tempi con i quali ci si è mossi con la imposizione di questo regime con il quale stiamo vivendo anche in queste ore. Ormai è ben noto come fin dal 31 gennaio di quest'anno il governo era ben a conoscenza di quale fosse la situazione, tant'è che ha dichiarato lo stato di emergenza, uno stato di emergenza che qualche giorno prima o addirittura qualche ora prima era stato dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vi erano stati degli episodi e delle situazioni nell'ambito del mese di gennaio e persino nel mese di dicembre note al governo italiano di ciò che rappresentava il sintomo di quelle che erano che sarebbero state poi le evoluzioni di questa vicenda, per cui non si è capito per quale ragione in quel momento non si è stati in grado, o meglio non si è fatto quello che doveva essere fatto, e cioè mettere tutti dentro casa subito. Ci saremmo stati 15-20 giorni e certamente non soltanto oggi saremmo liberi, ma soprattutto non avremmo dovuto contare quasi 10.000 morti. Non dico che tutti i morti siano stati causati da questo errore, ma certamente una stragrande maggioranza. Vorrei precisare anche un'altra cosa, che io sento qui parlare di possibili sottovalutazioni. Mi pare che ormai ci sia un consenso unanime a livello di opinione pubblica, a livello di media e quant'altro, che comunque quel 31 gennaio fino ai primi di marzo ci sia stata una sottovalutazione. Ecco, la sottovalutazione deve essere ben chiaro ai nostri concittadini, che significa avere commesso un errore colposo.
quando un medico sbaglia la diagnosi va sotto processo per omicidio colposo se il paziente muore. Anche qui, se si sbaglia la diagnosi e ne derivano situazioni come quelle che si sono verificate, cioè la diffusione ed espansione del coronavirus, quindi fino al punto da determinare una epidemia, questo è un fatto colposo, quindi è inutile dire che cercare di, come dire, di indorare la pillola parlando di sottovalutazione. No, non è una sottovalutazione, è un errore fatto che ha portato alla sottovalutazione. Ora qua si tratta di capire due cose, anche questo è un punto centrale della denuncia, si tratta di capire due cose: se i tecnici hanno detto al governo che la situazione imponeva l'immediata chiusura di tutto e il governo non lo abbia fatto, allora in questo caso le responsabilità sono solo dei membri del governo che hanno agito e hanno ritardato di 40 giorni nella imposizione delle misure cautelari. Se invece i consulenti tecnici di cui si sono avvalsi, parlo soprattutto dell'Istituto Superiore di Sanità, dovessero aver fatto presente al governo che la situazione non era grave perché si trattava di una piccola influenza, allora l'errore l'hanno fatto i consulenti del governo e quindi naturalmente principalmente risponderanno loro, ma certamente non potranno non rispondere anche i componenti del governo che hanno specificamente operato, perché la colpa non è fatta soltanto di valutazioni sbagliate, ma anche di sbagli nella utilizzazione di chi ti deve supportare con le sue competenze tecniche. Per cui quella che noi chiamiamo colpa in vigilando, cioè, è una cosa, e poi la colpa in eligendo, che è appunto la colpa basata sul fatto che hai scelto male le persone. Quindi in un modo o nell'altro le responsabilità devono essere spartite in questo modo. Il secondo aspetto che abbiamo messo in pista con la denuncia è quello relativo alle mascherine, su cui credo che non ci sia molto da dire perché siamo ancora nella stessa condizione. Deve essere chiaro che queste due cose, il ritardo e le mascherine non utilizzate perché non c'erano e si diceva addirittura che era inutile utilizzarle, esatto, hanno determinato la propagazione del contagio e hanno determinato la morte delle persone. Abbiamo la prova scientifica provata, perché dal momento in cui sono state poste le misure dure con le quali ci stiamo confrontando sono diminuiti i contagi e andranno a scendere fino a quando non saranno più riscontrabili dei casi, a dimostrazione del fatto che tutti i morti che abbiamo avuto sono di quei 40 giorni di ritardo che sono stati fatti dai nostri governanti al momento in cui sapevano che c'era uno stato di emergenza. Stato di emergenza a casa mia significa stato di guerra. Certo, ecco, io non posso che condividere pienamente le sue parole, il suo pensiero. Io non sono un avvocato, sono un giornalista, ma ho seguito molto bene l'evolversi di questa situazione e devo dire che ho cercato nel mio piccolo anche di dare l'allarme almeno alle persone che mi ascoltavano, perché mi sono reso conto molto molto prima del governo del rischio che stavamo correndo ed ero molto preoccupato proprio perché vedevo che il governo non prendeva iniziative per quanto riguarda le mascherine. Ce ne siamo accorti tutti e non se ne è accorto il governo. Certo, e io aggiungerei... che ha a disposizione organizzazioni sanitari di eccezionale rilievo all'Istituto di Sanità. Guardi, c'è una sola persona onesta che ha circolato in questo periodo e che è il professor Massimo Galli del Sacco di Milano, il quale in una intervista del 20 marzo ha dichiarato che effettivamente furono fatti degli errori all'epoca in cui non fu imposto il regime duro, per così dire. Un errore che effettivamente è costato, e ha dichiarato anche che questo errore è stato determinato, insomma non lo ha detto in maniera chiara, ma insomma da questi personaggi che ruotano intorno al potere e che si vestono
delle vesti dei grandi scienziati, dei grandi medici, dei grandi biologi. In realtà tutto questo non è accaduto, perché chi è stato intorno al governo o si è comportato male o ha dato la possibilità al governo di poter fare l'errore che ha consumato, ecco, cioè in sostanza mettendosi d'accordo per non rendere conosciuta la situazione nella sua gravità ai cittadini italiani. Certo, io aggiungerei che purtroppo questo fatto delle mascherine, che all'inizio insomma dicevano che non servivano a niente, e adesso stanno distribuendo purtroppo delle mascherine che non sono a norma, purtroppo sono arrivati anche i medici, molti lo hanno denunciato, e questo penso che anche questo non sia una cosa molto grave. Per quanto riguarda la denuncia, lei l'ha depositata, onestamente ci sono possibilità concrete che venga presa in considerazione, oppure c'è bisogno anche insomma di un po' di appoggio mediatico in questo senso? Guardi, lei naturalmente sa perfettamente di che magistratura ci siamo circondati. Sappiamo che è una magistratura molto poco efficiente, una magistratura diciamo così che è un pezzo dello Stato, per cui se lo Stato ha fatto queste cose di cui stiamo parlando, anche la magistratura fa parte di quello Stato che fa queste cose, quindi il punto di partenza non è certamente dei migliori. L'auspicio è che ci si possa imbattere in un pezzo di magistratura che meriti questa denominazione. Io riconosco nel procuratore di Roma Prestipino un grande le caratteristiche di un grande magistrato, per cui mi auguro che prenda in mano lui la situazione. Ma sa, purtroppo il problema potrebbe essere proprio la magistratura, tanto per intenderci, perché si potrebbe sempre cominciare a dare motivazioni, giustificazioni e quant'altro, invece le cose sono ben precise. Ecco, una cosa importante che dobbiamo dimostrare ai magistrati è che ci sono state le persone che sono state fatte rimanere a casa perché morissero a casa, perché non c'era modo di poterle soccorrere. Ci sono state persone che sono state messe nelle autoambulanze e sono state davanti agli ospedali per 6-7 ore e magari una giornata intera, perché non c'erano spazi per poter entrare e quindi le facevano rimanere in ambulanza dove appunto regolarmente crepavano. Certo. Ci sono state tante altre situazioni nelle quali negli ospedali si è scelto chi dovesse morire per mancanza di respiratori e per mancanza dei letti di terapia intensiva. Tutte queste cose sono la conseguenza di quel ritardo, perché quel ritardo ha comportato, scusi la parola brutta, l'accatastarsi dei malati, dei contagiati, che si è trasformato in un accatastamento di morti. Questo deve essere molto chiaro. Quindi queste cose io mi auguro che ci possa essere un pezzo di magistratura che le capisca e che quindi non pensi di poter risolvere il problema dicendo non era possibile perché è la prima volta che esiste il coronavirus, eccetera. A parte che di coronavirus ne esistono tantissimi, ma al di là di questo c'è il dato fondamentale dal quale siamo partiti in questa intervista. Il 31 di gennaio il Presidente del Consiglio dichiara lo stato di emergenza per motivi sanitari. Sulla base della dichiarazione di emergenza fatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva previsto la pandemia. Quindi c'erano tutti gli elementi in virtù dei quali dire bene, chiudiamo, punto e basta, e avremmo risolto. Avremmo avuto i morti, 500, 1000, quello non lo so, ma non 10.000 e più quanti sono alla data di oggi, e chissà quanti saranno fino alla fine. Le sue parole sono sagge e soprattutto sono inconfutabili. Lei parla purtroppo di una situazione che è veramente evidente, ecco, come dice lei, non c'è bisogno di provare, di prove ce ne sono. Non c'è bisogno. La cosa importante è adesso creare pressione sulla magistratura, e cioè farle capire che ci sta tanta gente che vuole una risposta, che vuole che si accerti quello che è successo, che si chiami a rispondere chi deve rispondere. Ma innanzitutto vogliamo sapere la verità.
abbiamo fatto delle denunzie calunniose, abbiamo detto delle cose non vere quando abbiamo parlato del, quando abbiamo parlato del ritardo, quando abbiamo parlato dei respiratori che mancano, quando abbiamo parlato dei letti di terapia intensiva che mancano, quando abbiamo parlato delle mascherine, quando abbiamo parlato dei morti nelle ambulanze. A me ieri sera mi ha chiamato la figlia di un papà che gli era morto dentro casa. Non so quante volte hanno chiamato l'ambulanza, in 2 o 3 giorni non si è presentato nessuno. Perché non si presentavano? Perché sapevano di non poterli portare in ospedale, quindi li facevano morire in casa. Capite a che punto siamo arrivati? È vero. A questo punto siamo arrivati. È vero. Le persone come possono in questo... C'è 1 milione di persone, più di 1 milione, che già la sostengono, insomma, hanno dimostrato la loro solidarietà, ma molte ce ne sono ancora che non sanno di questa denuncia. Quindi noi cercheremo di farla arrivare questa sua denuncia, questa sua voce a tutti, insomma, più persone possibili. Le persone che vogliono dare una mano, insomma, vogliono aiutare, possono partecipare in qualche modo? Ma guarda, io ho addirittura pubblicato su Facebook, ho pubblicato... la mia mail, per cui infatti già vedo che cominciano ad arrivare delle cose importanti, interessanti. Bene. Chi ha o casi personali nei quali si è imbattuto nelle porcherie di questi delinquenti, va bene, oppure elementi probatori di altro genere, basta che me ne mandi sulla mia mail. Senta, posso leggere la sua mail? Giorno schiedo tutto quanto. Posso leggerla la mail sua in diretta? La mia mail è studiotaormina@virgilio.it. Ecco. Bene, quindi insomma invitiamo tutte le persone che hanno ovviamente delle prove, insomma delle storie importanti, comunque di contattare l'avvocato Taormina. Esatto. Io nel mio piccolo l'ho fatto, ho inviato un documento stamattina, spero che sia utile. E, insomma, tutti quanti, ecco, diamo una mano, perché ecco, è importante in questo momento, anzi è doveroso. Ecco. E le chiedo un'ultima cosa, siccome le persone un po' con entusiasmo mi hanno chiesto ma si può fare una petizione online per sostenere l'avvocato Taormina, lei è d'accordo, lo autorizza, eventualmente favorevole? Sì, senz'altro, per carità, tutto quello che va bene per la causa io sono a disposizione. Benissimo, avvocato, io allora la ringrazio veramente di cuore e noi grazie siamo dalla sua parte, insomma. E teniamoci forte, questi sono veramente dei governanti che non ci meritiamo, perché questo è un momento nel quale ci vogliono le competenze, qui non ci sono le competenze, perché né Conte né Speranza e né quasi tutti quanti gli altri, salvo qualcuno... Che ha una certa competenza, parlo di Gallera, di l'assessore di Milano, oppure Sileri, il vice ministro, che è veramente una persona molto competente, e lo vedo sempre in televisione sofferente, si capisce che ha capito tutto e che quasi si vergogna di parlare di fronte a 10.000 morti, ma gli altri sono tutti scappati di casa, uno più dell'altro, a cominciare da Conte e a finire dagli altri. Ma chi ha le competenze per poter governare una situazione di questo genere? Ci vogliono competenze specifiche, e non mi pare che il Borrelli rappresenti diciamo l'essenza delle competenze in questa materia, no. Quando si limita a leggere quei dati, che forse sarebbe meglio che non leggesse più, e li fa commentare da altri che sono chiaramente espressione di questo Stato che ha sbagliato, e quindi vanno cercando motivazioni per poter tenere calma la gente. L'abbiamo capito tutti come stanno le cose, lo abbiamo capito. Certo, e purtroppo io non posso che confermare, anche io ho evidenziato più volte, insomma, l'incompetenza di certe persone che sono nei ruoli di comando, perché insomma abbiamo un commercialista della protezione civile, alla sanità abbiamo un laureato in scienze politiche, tra l'altro molto giovane, un avvocato al governo, insomma non sono esattamente persone che hanno competenze né di medicina né tantomeno di emergenza, purtroppo, ecco, certo, poi i risultati certo, si vedono. Va bene. Avvocato, grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi, a tutti voi, grazie. Buona serata.